Casarino, un gol importantissimo che ha spezzato anche un momento di difficoltà del Lanciano. Sì, non è che eravamo in difficoltà, non riusciamo solo a esprimere il nostro gioco, però eravamo ancora in partita. Diciamo che il mio gol è venuto nel momento più decisivo, più importante, e siamo stati bravi subito a fare il raddoppio. E lì dopo comunque abbiamo avuto la partita tra le mani, stati bravi a gestirla e potevamo anche fare il terzo, però va bene così, dai. Palla al piede, alzi la testa, vedi il portiere e via, destro chirurgico. No, diciamo che era da un po' che ci provavo, e è andata sempre male, oggi finalmente sono riuscito a far gol, speriamo che succeda ancora. Ecco. Un gol simile l'hai fatto l'anno scorso in Serie A a Cagliari, se non sbaglio era un Cagliari-Bologna? No, era una Fiorentina-Cagliari, però sì, un po' diverso, con deviazione. Però è sempre gol, quindi va bene. Ecco, ce lo racconti un po' questo gol? Ci hai provato? D'accordo, però hai visto anche magari il portiere un po' spostato, poi tu hai tirato proprio dalla parte opposta. No, diciamo che io ho provato palla, cercavo un movimento di miei compagni, poi nessuno mi ha attaccato, quindi dopo ho cercato di trarne l'angolino, è andata bene. Non dico che ci ho proprio mirato, però è andata bene. Possiamo dire così, nel primo tempo avete concretizzato al massimo le occasioni avute, però poi nella ripresa avete legittimato ampiamente la vittoria. Sì, diciamo che nelle ripartenze del secondo tempo potevamo fare molto di più. Il primo tempo, quando comunque siamo stati meno efficaci, siamo riusciti a fare due gol. Va bene così, va bene, perché comunque abbiamo portato a casa il risultato. Dobbiamo essere forse più bravi a realizzare le nostre occasioni e non nei momenti più morti come nel primo tempo.